Sera. Location diversa stasera, ragazzi. Oggi pomeriggio, va? Oggi avevo da fare un servizio e quindi sono qui nell'attesa. Nell'attesa, diciamo, due chiacchiere insieme. Allora, ragazzi, prima di tutto, molto probabilmente stasera andiamo in live. Quindi verso il solito orario, 10:30, così 22:30. Minuto più, minuto meno, dovrei partire con la solita live del lunedì sera sul mio canale Briga il Milanista. Ragazzi, novità come al solito dell'ultima ora: sappiamo che ci sono stati sorteggi di Europa League, abbiamo beccato la Stella Rossa di Belgrado. Partita molto affascinante che ricorda i nostri, la nostra storia, insomma. Ricorda quelle partite epiche ai tempi degli olandesi, quindi sono contento di aver trovato la Stella Rossa, più che altro perché magari quelle influenze positive di cui spesso vi parlo, magari abbiamo già incontrato il Celtic, che spesso e volentieri è una squadra che durante gli anni che ci hanno portato poi a vincere le Champions League, l'abbiamo trovato spesso sul nostro cammino e quindi è sempre ben augurante. E quest'anno abbiamo trovato anche, oltre al Celtic, anche la Stella Rossa, e chissà che magari ci porti bene, ragazzi. Partita ostica perché sappiamo bene essere allenata da Dejan Stankovic, che sicuramente ci metterà qualcosa in più visto il suo passato, diciamo, nella seconda squadra di Milano. E quindi, che dire, ragazzi, ce la metteremo tutta perché sicuramente è una partita da prendere con le molle e speriamo a questo punto di trovare anche il Maracanã di Belgrado magari ancora chiuso senza tifosi, perché altrimenti la cosa non è molto ma molto semplice. No, scherzo, ragazzi, io non vedo l'ora che i tifosi possano tornare allo stadio, anche perché quello vorrebbe dire, insomma, che la cosa si sta risolvendo e quindi sarebbe un'ottima notizia. Scherzavo prima, ovviamente. Ragazzi, detto questo, parliamo oggi un po' della partita di ieri. Prima di tutto, a me viene un po' da sorridere quando sento dire, leggo più che altro in giro di qua di là, sta finendo la pacchia, è finita la pacchia, ha freneuta la Merck, di qua di là, eccetera. Scusate, ragazzi, fatemi capire una cosa, ma noi siamo condannati a doverle vincere tutte? Quante sono le partite del campionato? 38? E noi dobbiamo vincere tutte 38 per non sentire le vostre stronzate? O qualche volta si può pareggiare una partita? Una cosa chiedo. Cioè, uno sbaglia una partita, uno pareggia una partita, perché la partita non l'abbiamo sbagliata, anzi avremmo dovuto stravincerla, così come avremmo dovuto stravincere col Verona, così come avremmo dovuto stravincere con la Roma. Questa è la verità. Il Milan ha fatto fino ad ora, diciamo, 8 vittorie e 3 pareggi, e molto probabilmente quello che dico, aspetta che qua devono parcheggiare, giustamente andiamo avanti da questa parte, dicevo che molto probabilmente la cosa che dà fastidio è che non solo sono meritati i punti che ci abbiamo, anzi ci sarebbe da dire che magari ci mancano un po' di punti, visto e considerato che le partite che abbiamo pareggiato meritavamo nettamente di vincerle, soprattutto quella con il Verona e soprattutto quella di ieri contro il Parma. Quindi, detto questo, ragazzi, non voglio più stare a sentire a Fornut Kessalt, perché non ha Fornut un beato niente, ok? Non voglio essere volgare, non è finito assolutamente niente. Abbiamo pareggiato una partita che invece meritavamo di stravincere, con non so quanti titolari fuori, e nonostante tutto abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Magari spenderei due parole invece per Liverani e il suo modo ridicolo di presentare una squadra, perché veramente poche volte ho visto una squadra fare quel tipo di catenaccio, quel tipo di atteggiamento veramente vergognoso, proprio il famoso pullman davanti alla porta, proprio veramente nu schif. Vabbè, questa volta è andata così, ragazzi. Va bene così. Ragazzi, andiamo subito alle pagelle. Oggi pagelle un pochino più striminzite, vista la situazione, non ho potuto scrivermele per bene, ma vediamo insieme se siete d'accordo, ai miei voti. Allora, a Gesù Donnarumma do un 6, perché praticamente è stato completamente inoperoso. Il primo gol non poteva fare assolutamente niente. Sul secondo ha provato anche a prenderla la palla, ma ovviamente
era molto difficile perché il giocatore veniva a colpo sicuro, veniva in corsa, l'ha anche toccata la palla, non è riuscito a salvarlo, però niente di che, insomma. Andiamo avanti, il nostro Calabria ha fatto la sua buona partita, gli diamo un 6,5 perché comunque ha giocato bene, ha messo parecchi palloni in mezzo, magari verso la fine avrei preferito qualche pallone un pochino più preciso, un pochino più incisivo, però è stato sempre presente, ha fatto il suo, e quindi un 6,5 per Calabria penso che sia un voto giusto. I due centrali, ovviamente Gabbia è uscito per infortunio, molto probabilmente, ragazzi, la cosa è abbastanza seria, io pensavo fosse la caviglia, invece a quanto pare è il ginocchio il problema, vedremo dagli esami che cosa risulterà, non mi voglio esprimere prima. Mentre per Romagnoli la partita è stata praticamente anche lui, non dico come Donnarumma, ma quasi, ha dovuto fare veramente poco, quindi do un 6 a Romagnoli perché non ha fatto niente di che, mentre a Kalulu do un 6,5 pieno, anzi gli do un bel 7, perché ragazzi teniamo presente che questo qui è un ragazzo che ha esordito ieri con la maglia del Milan in campionato, se non ricordo male a 18 anni, stiamo parlando di un ragazzino che fino ad ora non aveva mai giocato, aveva giocato solamente nella partita di Europa League contro lo Sparta Praga dove aveva ben figurato, e devo dire che ieri ha fatto una grande partita, Cornelius praticamente non ha toccato pallone, l'ho visto sempre uscire bene palla al piede, a testa alta, giocare senza paura, provare anche a saltare l'uomo quando deve impostare l'azione, insomma ragazzi qui mi sa che abbiamo trovato un bel giocatore davvero, quindi questo è il mio voto per Kalulu. Andiamo avanti al nostro Theo Hernandez. Ragazzi, per Theo Hernandez dare un voto è veramente riduttivo, cioè dare un 8, un 9, un 10 a Theo Hernandez io lo trovo riduttivo. Sai cosa faccio? Do un 9. Sai perché ti do un 9, Teo, e non 10? Perché nell'ultima azione, quando hai mancavano una cosa come 10 secondi, ho visto in sovraimpressione il cronometro e ho visto che mancavano 10 secondi alla fine, quindi praticamente l'arbitro stava per fischiare, invece lui che ha fatto, ha preso la palla ed è partito per l'ennesima volta, era il 94esimo minuto, si è fatto il campo praticamente in 3 o 4 secondi, è arrivato davanti come al solito all'area di rigore e piuttosto che calciare in porta ha passato il pallone, ha pensato di passare magari per non strafare, e purtroppo il pallone era troppo forte, era troppo veloce, non, Rebic non è riuscito a prenderlo, e quindi ragazzi lì ti do un 9, non un 10, perché in quel momento lì avresti potuto anche lì distruggere la porta, buttare giù la porta, perché con quella velocità, con quella potenza, con quel veramente strapotere fisico, atletico che hai, avevi già preso velocità, prova da tre in board, siamo al 94esimo minuto, prova da tre in board, che se fai tripletta in quella maniera, cade giù lo stadio pur senza cristiani, senza persone, cade giù lo stadio lo stesso, quindi ti do un 9 e non un 10 solo ed esclusivamente per questo motivo. Ogni tanto viene qualche io, ragazzi, però questo è il bello della diretta, ragazzi, noi facciamo un video live e quindi facciamo una camionette che ha discorso se parli a Seulus tu cristiani e vabbù, allora ci mettiamo qua, va momo la macchina alla foresta masci. Allora che altro dire, abbiamo parlato quindi di Theo Hernandez. Andiamo, passiamo ai centrocampisti. Al nostro Ismael Bennacer do un 5,5 perché ieri l'ho visto giù di tono, l'ho visto sicuramente non era il Bennacer che conosciamo, poco lucido, poco pimpante, ovviamente poi dopo abbiamo visto anche il motivo, perché ovviamente lui non stava ancora bene, non stava al 100%, purtroppo si è fatto male. Speriamo non sia niente di grave, ma a quanto pare si parla di stiramento. Se si tratta di stiramento, ragazzi, io penso che un mese e mezzo, due mesi andranno via, ovviamente dipenderà dall'entità dello stiramento, dalla gravità della cosa, staremo a vedere. Certo è che con questo infortunio io penso che anche le priorità per quanto riguarda il discorso mercato cambiano, e non poco, ma questo è un discorso che magari affronteremo nella nostra live stasera. Poi andiamo avanti. Che sì, anche lui un 5,5, anche lui ieri non è stato il solito che sì,
5 e mezzo, anzi no, diciamo un 6, va, un 6, perché comunque ha fatto tanto, ha corso tanto, anche lui ieri meno prorompente del solito, ma anche perché la partita è stata, era diversa, insomma, noi non abbiamo dovuto praticamente mai difendere, non abbiamo mai dovuto fare barriera, quindi diciamo chiaramente il suo, come dire... Scusate ragazzi, ma oggi, come vi dicevo, la situazione è un po' particolare, non ve la prendete, ci sono due location diverse, ma non invece no. Passiamo avanti. Avevamo appena parlato di Kessié, quindi quello è stato il voto di Kessié, adesso parliamo di Samu Castiglieco. Castiglieco, secondo me, ieri ha fatto una buona partita, infatti il suo, come dire, il fatto che sia stato sostituito già alla fine del primo tempo mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire, anche se comunque ci stava quel tipo di sostituzione, magari c'è per cercare di dare di mettere qualcuno ancora più offensivo di lui là davanti, però insomma io a Castiglieco do un 6 perché aveva fatto anche gol Samu, si era mosso abbastanza bene, poi è stato sostituito, però meno di 6 non mi va assolutamente di darglielo. Al nostro Brahim Diaz do un devo dare un 6 anche a lui, anche lui non aveva giocato male fino a quel momento lì, aveva colpito un incrocio dei pali bellissimo, sfortunatissimo, si era mosso fra le linee, poi è stato anche lui sostituito, quindi do un 6 anche a Brahim Diaz. Sulla sinistra ieri il nostro Çalhanoğlu, che ha iniziato sulla sinistra, poi si è spostato al centro quando è entrato Auge. Çalhanoğlu è stato il migliore in campo, a mio avviso, insieme chiaramente a Teo Hernandez. Do un 6,5 pieno, anzi do anche un 7, perché ieri è stato solo ed esclusivamente sfortunato, ha tirato una punizione stupenda che ha colpito il palo, ha preso una traversa dove veramente meritava miglior sorte, è stato al centro del gioco del Milan, do un 7 pieno a Çalhanoğlu, peccato solamente per la sfortuna, insomma, che ha avuto sull'occasione, insomma, sulle varie occasioni da rete. Al nostro invece Ante Rebic, ragazzi, come sapete bene, oggi do un bel 5. Do un 5 perché è vero che si sta sbattendo per la squadra, è vero che sta lottando, è vero che sta giocando fuori ruolo, è vero che non sta bene fisicamente, eccetera, però ragazzi, adesso la pazienza inizia un pochino a venir meno. Io almeno parlo personalmente, ripeto, ho fatto una premessa, è verissimo tutto quello che ho detto. Sta giocando in un ruolo non suo, purtroppo non è ancora al meglio proprio dal punto di vista fisico, nonostante diciamo adesso stia giocando, sta mettendo minuti nelle gambe, il problema al braccio l'ha veramente condizionato, continua a condizionarlo, però ragazzi, qui c'è un problema, noi non possiamo fare a meno tutto questo tempo di un attaccante come Ibrahimovic, e questo mi sembra stia diventando un pochino una cosa abbastanza scontata e sotto gli occhi di tutti. Magari parleremo anche di questo nella nostra live per quanto riguarda il discorso mercato. Ragazzi, dalla panchina sono subentrati Auge, che ieri ha fatto una brutta partita, non è mai riuscito a trovare il pertugio giusto, non ha mai inciso veramente. Ad un certo punto della partita avrei preferito magari che il mister cambiasse, sparigliasse un pochino le carte in tavola, magari mettendo Auge a destra e Leao a sinistra, perché Leao anche lui ha sofferto tanto ieri, un 5,5 per Leao, un 5 per Auge, non mi sono piaciuti entrambi, sono entrati, dovevano fare sicuramente di più appena entrati, insomma, questo è poco ma sicuro. Tonali ha giocato poco e niente, diciamo un 6 anche per lui, anche se ho detto non ha avuto molto da fare. E poi ragazzi, Kalulu per me ha fatto un'ottima partita, do un 7 pieno, perché dobbiamo assolutamente tener conto del fatto che stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che ha praticamente esordito ieri in Serie A, ha trovato un attaccante importante come Cornelius, non gli ha fatto toccare pallone, è uscito sempre a testa alta, ha impostato bene anche con giocate di una certa classe, sempre preciso, sempre attento, veloce, insomma a me è piaciuto tanto.
ed è una conferma. Dopo la partita con lo Sparta Praga, qui sta uscendo fuori veramente un ragazzo davvero davvero interessante. Quindi ragazzi, io voglio dare questo voto al nostro Kalulu. Al nostro Pioli ieri do un 6,5, perché comunque la partita il Milan l'ha fatta bene, ha cambiato subito per cercare di cambiare la situazione, insomma, che stava andando male. Mi sarei aspettato quel qualcosa in più nel momento in cui ci eravamo un pochino incartati, e come dicevo prima, magari speravo a un certo punto della partita stravolgesse un po' la situazione, ma non l'ha fatto. Comunque un 6,5 pieno anche per lui. Ragazzi, questo è tutto, non mi voglio ancora dilungare troppo, ci vediamo stasera, vi aspetto in live al solito orario. Io vi saluto, forza Lotte vincerai, non ti lascerò mai. Ciao a tutti.